Sì, un grande evento, un evento che veramente per noi è storico, perché pensare che c'è un evento così una volta l'anno, averlo a Arezzo, è veramente un onore. Un onore anche perché, e questo va ringraziato Nicchi, perché è aretino e lo porta qui e fa vedere anche la nostra città. Lo possiamo considerare un regalo del Presidente? Sì, sì, senz'altro, perché lui fortemente questa cosa la dice più volte, di essere aretino e se ne gongola. Insomma. In questo caso non si può parlare di conflitto di interesse? No, assolutamente, no. Che c'entra, tanto una sede vale l'altra. Abbiamo cercato noi nel nostro piccolo, dice, di fare una cosa bella che rimanga impressa a tutte queste persone che sono grosse personalità del calcio che vengono qui, e quindi fare una cosa che rimanga anche nella loro mente. Allora, in sostanza, di che cosa si tratta? Si tratta di un consiglio centrale che è riunito tutto il consiglio nazionale, sono riuniti tutti gli organi tecnici nazionali, i presidenti degli organi tecnici nazionali, da Braschi a scendere fino a Giannoccaro, e quindi loro discuteranno tutte quello che sono le direttive della federazione, quello che saranno anche, credo che verrà posto anche l'accento sui posti disponibili per le varie categorie, sarà discusso anche questo, i passaggi di categoria, queste cose. Vogliamo ricordare la forza dell'associazione arbitra in Italia? In Italia siamo 35.000, grosso modo, arrotondo un po', e siamo veramente, come federazione siamo nel CONI, credo di essere, o se non la più forte, ma una delle più forti senza.